Ciao a tutti gli amici di Nuova Finestra. Per questa rubrica dal cantiere parleremo di cantieri difficili, cantieri dove magari dobbiamo proporre o costruire delle soluzioni che non abbiamo mai fatto prima e quindi hanno le loro problematiche di progettazione, di installazione e realizzazione. Per questo esempio prenderò un cantiere di Marina di Ravenna dove avevamo tante di queste particolarità. Di queste problematiche. Era infatti un cantiere dove c'era sia la ristrutturazione di una casa esistente, sia la costruzione di un nuovo padiglione adiacente alla vecchia costruzione che l'architetto chiamava teca di vetro. Era una costruzione in acciaio da 18 metri di larghezza che si affacciava ad una piscina e quindi doveva essere apribile. Questa era già una prima sfida da affrontare. Poi nella parte vecchia era presente tutte le persiane, scorrevo l'interno muro. C'era un'altra vetrata scorrevole grande da fare scorrere anche questa qui all'interno del muro. C'erano tutte le zanzariere che andavano motorizzate collegate alla domotica. Tutti gli infissi andavano blendati in classe RC2 con vetro extra chiaro. E in più c'era anche questa grande vetrata che volevano comunque ad apertura esterna a tutti i costi senza nessun montante. E quindi diciamo che di carne al fuoco ce n'era abbastanza. Io consiglio sempre di affrontare questi cantieri problematici un problema alla volta, farsi da una parte, possibilmente dalle problematiche più facili da risolvere, quelle per le quali magari abbiamo già un'idea di soluzione, e poi tenersi le più difficili per ultime. Siamo partiti ad esempio con la scelta del tipo di materiale e abbiamo scelto l'alluminio perché ci consentiva di avere un prodotto certificato RC2 in tutte le varianti che occorrevano, quindi nelle varianti a battente, varianti scorrevoli, nelle varianti ad apertura esterna, era anche possibile applicare delle motorizzazioni che poi sapevamo già che ci sarebbero servite. Quando si va in certe complicazioni di tipologie e soprattutto di dimensioni, l'alluminio è il materiale insieme all'acciaio che ci permette di fare lavori che con altri materiali non è possibile fare. L'acciaio ci permette di essere più artigianali ancora, quindi fare cose ancora un po' più particolari, ma a livello tecnologico, salvo rare eccezioni, c'erano un po' meno soluzioni con l'acciaio perché è un prodotto molto più di nicchia e non riesce a fare gli stessi numeri che fa l'alluminio, che quindi l'alluminio può sviluppare soluzioni più ad ampio raggio. E quindi dopo aver scelto il tipo di materiale siamo passati alla grande vetrata scorrevole, che ricordo ancora quando ho fatto l'incontro con l'architetto. C'era questo render dove si vedevano, cioè, questi vetri divisi in 8 specchiature e c'erano queste due colonne in acciaio nella teca di vetro che non si prendevano con i montanti. Non so come, poi un po' mi sono morso la lingua quando gliel'ho detto, ho detto sarebbe bello poter dividere questi vetri in 6 piuttosto che in 8. Loro chiaramente non l'avevano fatto perché ha detto sono già enormi così, già sarà impossibile farle così, figuriamoci se li dividiamo in 6 vetri, perché venivano dei vetri da circa 3 metri per 3 metri. Però diciamo nel mio inconscio ho detto perché immaginavo che eravamo, diciamo, molto molto tirati, però la soluzione sarebbe potuta venire fuori. Infatti calcolando un pochettino il peso del vetro abbiamo visto che già si passavano i 400 kg, quindi abbiamo scartato tutte le soluzioni manuali, perché quando si movimentano dei vetri da 400 kg in su è consigliabile sempre utilizzare soluzioni motorizzate per una questione di praticità ma anche di sicurezza per le persone che lo utilizzano. Poi abbiamo guardato anche il discorso estetico, perché questo padiglione, questa teca di vetro, l'architetto l'aveva pensata ispirandosi a una famosa casa palafitta che fece Mies van der Rohe, e quindi questa casa già fatta decine di anni prima aveva dei profili molto minimali, molto sottili, quasi inesistenti. Era impensabile andare a installare dei profili grossi, dei profili magari di uno scorrevole alzante tradizionale. Così abbiamo scelto uno scorrevole panoramico, abbiamo trovato uno scorrevole panoramico che ci permettesse di avere 3 guide, perché avevamo bisogno di avere 6 vetri, quindi 3 vetri che scorrevano da una parte e 3 vetri che scorrevano dall'altra parte, e che fosse motorizzato con dei motori a scomparsa in modo che si incastonasse perfettamente nella teca di vetro e a vista rimanesse poco o nulla. Era possibile, e abbiamo fatto chiaramente anche un incasso per la guida inferiore in modo da non avere nessun inciampo, perché è una casa che si usa anche e soprattutto in estate utilizzando la piscina, si va magari scalzi, si va con
delle ciabatte, dell'infradito, e avere degli inciampi in pavimento sarebbe stato abbastanza pericoloso. Poi nella teca di vetro era presente un'altra grande vetrata particolare, perché era 5 metri per 3 metri di altezza. Questa fortunatamente era fissa e l'abbiamo divisa in due parti. In due parti perché così abbiamo ottimizzato i costi senza diciamo inficiare l'estetica, perché in realtà abbiamo fatto una giunzione a filo lucido vetro contro vetro senza montante e l'abbiamo fatto capitare esattamente dove c'era la struttura in metallo, che era la particolarità dell'abitazione. Così abbiamo praticamente ottenuto i risultati estetici voluti dall'architetto. Abbiamo potuto montare i vetri dall'interno, quindi utilizzando un sistema tradizionale e non a facciata continua, e il lavoro è venuto molto bello, come potete vedere dalle foto. Poi passando nella parte vecchia, dove c'erano queste persiane scorrevano all'interno muro, era un po' problematico la posa di queste persiane, perché era un muro classico da 30 cm di spessore con abbinato un cappotto da 12. Cosa succede se si abbina uno scorrevole in questa situazione? Semplicemente mettendo un controtelaio metallico a scrigno appoggiato alla parete muraria si va a creare un ponte termico esagerato. Questo è quello che pensavamo e anche quello che poi è venuto fuori, perché poi abbiamo deciso di sviluppare tutti i nodi di posa con AutoCAD e metterli all'interno di un software per la simulazione degli elementi ad elementi finiti, in modo che si potessero vedere tutte le isoterme, tutti i punti problematici, le temperature superficiali, e come immaginavamo abbiamo visto che facendo un lavoro del genere sarebbero venuti fuori ben pochi problemi di isolamento termico e di ponti termici. Così abbiamo studiato una soluzione per isolare questo telaio e per non far perdere tutto l'isolamento del cappotto che c'è nelle altre pareti, e sviluppato con questo software abbiamo visto che funzionava e siamo potuti andare avanti con il progetto. Questo ci è servito sia per confermare quello che immaginavamo, ma anche per accrescere le nostre competenze, per fare la cosiddetta prova del 9 che io adoro fare. La stessa cosa l'abbiamo fatta anche per lo scorrevole interno muro, quello scorrevole interno, quindi non quello delle persiane, uno scorrevole panoramico, in questo caso manuale non motorizzato, perché i pesi non rendevano necessario l'utilizzo di un motore, e anche lì abbiamo visto che i nodi funzionavano e le temperature erano superiori ai punti critici che avevamo individuato nella nostra zona climatica di appartenenza. Poi sempre nella parte vecchia, il cliente, non ho mai capito perché, voleva questo infisso, quest'unico infisso ad apertura esterna, e parlavamo di un vetro da 2 metri per 1,30 m senza nessun montante, e alla fine lo abbiamo accontentato trovando una soluzione di apertura a sporgere, motorizzato, quindi senza nessuna cerniera o maniglia vista, dove poi abbiamo dovuto integrare la tenda oscurante internamente perché era una camera da letto. Infatti quando si fanno le aperture esterne la problematica è sempre quella degli oscuramenti, perché esternamente, aprendosi verso fuori, è difficile installare qualcosa. Sì, si potrebbe gestire attraverso magari alla domotica dei sensori, in modo da non far partire l'apertura se di fuori la schermatura è chiusa, però sono tutte complicazioni in più che abbiamo risolto mettendo l'oscurante all'interno. Abbiamo incastonato tutto all'interno di un controtelaio progettato ad hoc, e a lavoro finito, come puoi vedere dalle foto, sta molto molto bene, e anche se non ho capito fino in fondo perché l'ha avuto apertura esterna, comunque il lavoro è molto bello, perché c'è questa boiserie un po' in stile Star Trek di questa stanza, con questo grande vetro che quando è chiuso sembra un vetro fisso, in realtà apribile. Poi abbiamo installato tutte le zanzariere motorizzate in tutti gli infissi, tranne lo scorrevole panoramico da 18 metri, perché era impossibile fare una zanzariera in quel tipo di infisso, e mettere le zanzariere con la domotica ci ha permesso di incassare completamente la zanzariera, lasciando tutto a scomparsa e senza avere anche quel cordino che, quando fai dei lavori così belli, dei lavori così puliti, anche il cordino, che in un'abitazione normale non desta nessuna preoccupazione, lì potrebbe essere qualcosa di brutto. Un accenno alla domotica, perché anche la domotica è una complessità e non c'è una regola da seguire. Noi quando trattiamo abitazioni dove è presente un impianto domotico
mandiamo sempre le schede tecniche dei motori a chi si occupa di domotica per fargli dare il suo benestare o per cambiare il motore, perché poi se non si fa questo succede che si installano le zanzariere o si installano le tapparelle e l'elettricista ti dice: ah, ma questo motore non va bene, me le devi cambiare. Quindi è sempre meglio prevenire che curare. Spero che questo video ti sia stato di aiuto, di stimolo, ti abbia dato qualche spunto per fare sempre meglio il tuo lavoro. Ciao e al prossimo numero!